Buongiorno a tutti, oggi continua il nostro percorso per quanto riguarda il rispetto di uno Stato sovrano nei confronti di un'azienda che ha la responsabilità di aver fatto cadere un ponte. Voi sapete che la trattativa ovviamente non è chiusa, ci sono ancora in discussione molti temi, in particolare temi in cui i particolari possono fare la differenza perché ovviamente temi che non fanno notizia ma che impattano sulla vita delle persone, sulla situazione di questa transazione, perché la revoca ovviamente è ancora sul tavolo e che si è intrapresa alla luce di un'offerta ricevuta dalla società Atlantia di capire se ci sono i presupposti per garantire gli obiettivi che il Movimento 5 Stelle si è sempre posti quando proponeva Luigi Di Maio sin dall'inizio, ma anche Riccardo Salvini, che stava al governo con noi, adesso boh, ho visto che racconta tutto e il contrario di tutto, e il ministro Toninelli. Per noi revoca significa garantire che chi ha sbagliato non possa più continuare a gestire un'azienda che ha fatto cadere un ponte. Chi gestisce le nostre infrastrutture deve avere consapevolezza che lo Stato si fa rispettare e che chi sbaglia paga. Motivo per il quale per noi sono fondamentali degli obiettivi che chi ha la responsabilità di aver fatto cadere quel ponte non può più gestire quelle autostrade, motivo per il quale abbiamo detto che i Benetton devono uscire da questa situazione, dalla gestione delle autostrade. Poi abbiamo detto che era fondamentale la sicurezza e abbiamo già garantito gli interventi per la manutenzione, dopo tutti i report falsi di cui abbiamo letto sui giornali, di chi ha preferito sempre i profitti alla sicurezza dei cittadini, chi ha puntato solo a fare profitti risparmiando sulla manutenzione, e poi l'abbassamento delle tariffe, il tutto senza che la famiglia Benetton ricevesse un euro di soldi pubblici. E così stiamo facendo, e così si sta portando avanti questa trattativa, e così stiamo garantendo che lo Stato torni anchor investor, quindi punto di riferimento azionista delle autostrade, che sono un'infrastruttura pagata da tutti i cittadini, dai miei nonni, dai vostri nonni, dai vostri genitori, da voi stessi, con le tasse. Perché non dimentichiamoci che le autostrade sono dei cittadini, sono date in concessione a qualcuno che le deve far funzionare, deve garantire la sicurezza, deve garantire la manutenzione e poi chiaramente pagate anche dai cittadini stessi con i pedaggi. Ecco, però la cosa che volevo dirvi oggi è proprio leggere le rassegne stampe che mi fanno un po' sorridere, perché noi qualsiasi cosa facciamo veniamo criticati. Se noi avessimo fatto ieri la revoca, ci avrebbero attaccato la revoca, crolla in borsa, una vergogna, i piccoli azionisti vengono traditi, li dovrete rimborsare, perché ci avrebbero detto la qualunque. Non lo facciamo e garantiamo un percorso che ponga gli obiettivi di far rispettare un governo italiano e poi il racconto, ovviamente, la critica arriva su tutt'altro. Bene. Vi leggo però soltanto, cercando di commentare il meno possibile, una serie di titoli di giornale. Allora, questo è il resto del carrino, dice Benetton vincono i 5 Stelle, quindi tu dici bene, i 5 Stelle hanno vinto. Poi il Messaggero dice autostrade, Conte piega i 5 Stelle, quindi che prima avevano vinto, invece qua veniamo piegati. E al contempo c'è anche scritto che la revoca mancata, perché storia dietro fronte in casa dei 5 Stelle, perché il concetto non è l'obiettivo da raggiungere, no, il concetto è revoca sì, revoca no, perché alla fine non bisogna mai guardare il contenuto dei fatti, non bisogna mai ragionare sulle cose, ma bisogna fare solo notizie e polemiche. Poi vado avanti, la stampa c'è l'intervista della ministra De Micheli e poi c'è le opposizioni che dicono che è un regalo alla famiglia dei Benetton e l'editorialista che dice chi paga per questo pasticcio. E allora andiamo su Repubblica, perché ovviamente se noi passiamo da un regalo alla famiglia Benetton, noi leggiamo che poi c'è i Benetton un esproprio, quindi autostrada contro la CDP, e i Benetton dicono che è stato fatto un esproprio a loro, un po' come tutti quei cittadini che subiscono un sopruso, no? Quindi poverini, loro dicono ci avete fatto un esproprio. Cottarelli ovviamente immancabile, lui ormai è un opinionista, quasi come tanti che vediamo in televisione, è l'interesse pubblico e calcoli politici. Quindi il fatto che noi garantiamo la sicurezza, cosa che chi gestisce queste società non ha fatto, è un problema, perché ovviamente lo facciamo per calcoli politici. Vabbè, ma attenzione, dopo che i Benetton si lamentano perché è un esproprio, il Tempo dice Conte fa ricchi Benetton. E poi dice i 3,4 miliardi previsti non sono a carico della famiglia, li paga la società, che è loro, perché è la società che è responsabile, non è che possiamo andare a fare gli espropri di cui si lamentano i Benetton. E poi chiude Libero, che è sempre il mio preferito, perché ovviamente è un po' come se fosse un romanzo, no? Non è un giornale, è un romanzo, raccontano, interpretano la realtà e dice autogol di Conte, autostrade fa il danno, gli italiani pagano. E poi dice compriamo a caro prezzo la società che fece crollare i Morandi, ma non la compriamo. Cioè noi non diamo un euro pubblico ai Benetton, l'abbiamo detto in tutte le lingue, ma pure c'è scritto, e poi Feltri,
ovviamente noto esperto di operazioni societarie, dice: regalo all'azienda di Treviso, beati lor signori. Guardi, io vorrei ricordare a Feltri che chi ha fatto il regalo ai Benetton è stato chi? Col governo Berlusconi, col ministro Meloni e con l'onorevole Salvini che votava, ha regalato la concessione per legge che ha dato ai Benetton una posizione dominante e che i miliardi veri li hanno presi in tutti questi anni che hanno gestito le infrastrutture che qualcuno gli ha regalato, o meglio, gli ha venduto a un prezzo molto agevole, molto basso, cerco di essere elegante. Bene? Quindi questo è il problema che abbiamo in Italia. L'informazione che deve essere sana, indipendente, seria, che garantisca un messaggio corretto ai cittadini, che garantisca l'informazione corretta ai cittadini, che giustamente possono criticarci, possono dire che abbiamo sbagliato qui, là, su, giù, ma devono avere le informazioni corrette. Invece, come stamattina io ho discusso in un intervento radio, vale tutto. Oggi ho detto, probabilmente i Benetton prenderanno tutti questi soldi e le sembra giusto, ma quando ho chiesto, scusate, ma che soldi prendono? Panico, silenzio. Non lo sappiamo perché non è chiara l'operazione. Ma se l'operazione non è chiara, allora perché dite che pigliano i miliardi? Mettiamoci d'accordo. E ho letto qualcuno che dice: ah, titolo in borsa, fanno soldi. Ma guardate che i soldi Benetton, il titolo ce l'hanno da anni e li avevano già fatti grazie ai regali della legge che gli ha fatto Berlusconi, quindi non grazie a noi. E andatevi a guardare, non fidatevi di me, andatevi a guardare il grafico del titolo di Atlantia e vedrete poi se il casino è successo ieri o se invece questo è un tema. Il crollo arriva da molto lontano, se pensate di ricordare che è sceso da inizio anno il titolo del 45%, perché non dimenticatevi che durante il Covid i ricavi sono totalmente mancati per le autostrade perché eravamo a casa e non sono andati in giro, ma ovviamente siamo noi che facciamo guadagnare chissà chi. Poi Salvini secondo me scoprirà che qualche suo esperto di operazioni di borsa, secondo me tra i suoi uomini, secondo me qualche investimento l'avrà fatto, legittimo, legale, il mercato funziona così, quindi io non mi scandalizzo, ma prima di guardare a casa degli altri credo che Salvini debba prima guardare i suoi. Fermo restando, ripeto che non c'è nessuna azione illegale. Quindi quello che voglio dirvi è questo: noi la battaglia la continuiamo, noi non ci pieghiamo e monitoreremo l'avanzamento di questa trattativa, perché non è che quando finiscono i titoli di giornale il problema è risolto, no, assolutamente, i giornali passano, ma l'azione del governo rimane e guarda anche i cavilli. Perché non è che se i giornalisti non raccontano vuol dire che il problema non c'è, che quella cosa vale miliardi, che quella modifica normativa ha un impatto da miliardi sulle tasche dei cittadini, Ecco, il nostro lavoro continua, consapevoli che stiamo rispettando gli impegni presi con i cittadini e credo che la nostra azione dimostri che il governo col Movimento 5 Stelle dentro non si piega ai poteri forti. Per la prima volta i potenti, i grandi, si piegano agli interessi dei cittadini, perché non dimenticatevi che è stata un'offerta loro, il governo ha detto o ci fate un'offerta credibile, seria, rispettosa oppure noi procediamo, quindi è stata fatta un'offerta, loro hanno detto abbiamo sbagliato, mettiamo miliardi sul tavolo, il tratto di Genova verrà reso gratuito come risarcimento alla città fino al 2038, quindi la fine della concessione, quindi per sempre, per la vita della concessione, perché il risarcimento danni morale, è una città che ha sofferto, una città che ha il porto più importante d'Italia, quindi credo che sia un messaggio importante. Abbiamo ricostruito il ponte velocissimamente, quando dicevano che non l'avremmo mai fatto, non si poteva fare qua là su giù, ovviamente prima era colpa dei 5 Stelle che non facevamo il ponte, appena il ponte è su Salvini e Meloni andano già a fare la sfilata sopra per dire che era merito loro, perché ovviamente loro sono bravissimi in questo, su questo io devo essere onesto, sono bravi, polli noi a non essere capaci di riuscire a comunicare come loro, ci lavoreremo, però ragazzi aiutateci a informare i cittadini in maniera corretta, perché io voglio essere criticato da chi mi paga, che sono i cittadini italiani, e lo rispetto e lo accetto, però voglio che lo facciano consapevoli delle informazioni, perché adesso che lo Stato torna a gestire un'infrastruttura strategica, che è un buon investimento visto che ci sono i fondi di investimento anche privati che vogliono investirci, che ovviamente adesso dicono lo Stato, no, è un investimento intelligente che garantisce una tenuta della sicurezza, garantisce un abbassamento delle tariffe, e l'abbassamento delle tariffe avverrà per due modalità: uno, l'adeguamento alle delibere ART da parte della società, quindi significa che per tutto il futuro non avranno più la loro concessione a valori scelti da loro ma dall'autorità di regolazione dei trasporti, e poi l'abbassamento delle tariffe, che verrà fatto almeno del 5%, pagato dai Benetton con i loro soldi, per risarcire anche questo agli italiani dopo anni. Quindi sicuramente non vanno in perdita, no, perché guardate cosa scrivono i giornali di quanti miliardi hanno preso negli anni, non per colpa del nostro governo ma grazie a
quelli bravi che si sono fatti finanziare, a quelli esperti che erano nel Consiglio dei Ministri, come ho detto prima, la Meloni era nel governo Berlusconi mentre veniva regalata questa concessione e Salvini ha votato a favore. Quindi è inutile fare le vergini e quindi noi su questa cosa non molliamo e credo che sia la dimostrazione che dopo un po' di anni anche di esperienza, perché un po' di errori li abbiamo fatti, abbiamo un po' imparato come ci si muove, stiamo imparando a fare le cose, stiamo portando a casa dei risultati secondo me importanti. Buon lavoro a tutti e mi raccomando, vi prego una cosa di cuore, non lasciateci da soli, perché se noi siamo soli, siamo deboli. Se noi siamo forti, dei cittadini che ci chiedono, alzando anche l'asticella, esigono tanto e ci puntano, ci chiedono di puntare a obiettivi ambiziosi, noi sentiamo, concedetemi il francesimo, il pepe al di dietro e continuiamo a lavorare, perché non ci sono campagne elettorali che tengono, ma sono gli obiettivi da raggiungere interesse ai cittadini quelli che contano. Ciao a tutti.